No, no, no. Sveglia. Non ho dormito tutta la notte. Devo andare a scuola. Chiara, amore, ma forse non sarebbe meglio che ti svegliassi e spegnessi quella dannata sveglia? Sì, mamma, l'ho appena spenta. Ho studiato tutta la notte. Come hai studiato tutta la notte? E poi quella tosse, scusami, come mai? Stanotte sono anche uscita e ho studiato anche un po' fuori. Ma come hai studiato fuori? Con questo freddo, Chiara? No, scusami un attimo, e così ti sei quasi pure ammalata? Ma, Nadja, che cosa hai studiato? E neanche il tempo di finire di parlare, che Chiara, dove stai andando? Vieni la ma! Ah! Vieni la sveglia! E basta! Ma, Chiara! Ma cosa vuoi? Che cos'è tutto sto rumore? Hai rotto la sveglia? Non mi dà fastidio tavolo! Ma aspetta un secondo! Ma perché l'hai dovuta rompere? T'ho chiamato un sacco di volte e non mi hai mai risposto. Quindi l'ho spaccata. Ah, aiuto! Eppure cosa vuoi? Torna di là che oggi non vado a scuola. Cosa? Tu oggi non vai a scuola? No, no! Tu oggi andrai a scuola anche a calci nel sedere! Perché ti ricordi ieri sera... Non sto male! Guardami. Ti ricordi ieri sera che cosa hai fatto? Mi ricordo solo che avevo battuta tipo... Sto male! E poi, come sei truccata? Non mi dire come sono truccata perché sono fatti miei! E pure sto male! Oh, mamma, ho febbre! Io ti do 5 minuti di tempo per venire a fare colazione di là. Non un minuto in più, non un minuto in meno. E si chiedo praticamente la giacca di fatta di Gucci, Prada e la Bossia. Scusami, Chiara. Scusami un attimo, mamma. Cosa vuoi, mamma? È un'ora che suona la sveglia, la potresti staccare? Staccare la cucina. Vabbè, ok. La stacco io, però forse è... Facciamo un assaggio, teso! Assaggio, mi dissocio! Dai, ci vediamo a scuola, teso. Ok, mamma, ormai io sono già pronta, arrivederci, grazie. Come pronta? No, scusami un secondo, aspetta! Dove stai andando? Ah, è andata in bagno. Pensavo che fosse praticamente scappata. Cioè, ragazzi, non so neanche se ha dormito. È sempre attaccata a sto benedetto telefono. E non lo so, mi sa che figlia Chiara è la più popolare della scuola. Vabbè, andiamo a vedere e controllare soprattutto che cosa fa in bagno. Mamma, quante domande, basta! Ma cosa sei andata a fare fuori in giardino? A vedere la costellazione di Plutone. No, non ho capito. Tu sei andata a vedere la costellazione di chi? Non sei nulla, sei proprio una capra. Vabbè, mamma, te l'ho detto 1000 volte che io studio le stelle. Te ne sei dimenticata? Vabbè. No, va bene, sì, io me le ricordo. Tutti i giorni, amore, me lo dici. Tipo... Mamma, tipo Sirio, Arturo, Vega, Procione, cioè... Hai capito, devo andare a scuola perché... Sono in ritardo, mamma. Se lo faccio tardi a scuola, come faccio poi? Ciao! Abbiamo capito che Chiara sa tutte le costellazioni a memoria. E io praticamente non so neanche che cosa sono. Vabbè. Chiara? Sei pronta? Mi stavo pulendo gli occhiali. Stavo cercando i fazzoletti. Siamo di là. Mamma, oggi devo veramente andare e non farò colazione perché oggi c'è la verifica di matematica. Lo sai che io devo arrivare sempre 20 minuti prima. E non farò colazione oggi, ciao! Dov'è da mangiare, mamma? Sul tavolo, guarda. Che schifo sti biscotti. Perché non te li mangi tu? Chiara, me li hai fatti comprare ieri al supermercato, non ricordi? Ma che? Te li ho fatti comprare
mio fratello. No, no, tu, esattamente tu. Schifo. Vabbè, vado a scuola che forse è meglio. I chiocchioli di pazzica. Mio zio, vediamo di cosa è fatto. E la mamma me li ha comprate di Prada. Ma questo di Prada mi fa venire irritazioni. Ci sono pure le bollicine. Mamma mia, ma quando ti chiedo di comprare una cosa neanche quello mi compri. Allora glielo vado a chiedere ai miei amici a scuola, che sicuramente loro compreranno molto meglio. Eppure questo è tutto rovinato. Dov'è il telefono? Chiara, non so, l'avrei lasciato sul letto forse? Eccolo! Voglio andare a fare hashtag camminata con i miei amici. Jack! Buongiorno maestra! Oh, buongiorno Chiara! Come mai sei venuta così tanto in anticipo? Perché ho un po' di ansia di fare la verifica. No, Chiara, devi stare tranquilla, perché tu sai molto bene che qualsiasi cosa che tu fai andrà sempre bene, perché sei veramente, veramente brava. Grazie, maestra. Iniziamo subito? Non vuoi aspettare i tuoi compagni? Ah, è vero. Anzi, no, incominciamo subito. Va bene, allora Chiara... Con la matita o con la penna, maestra? Come preferisci tu, è indifferente. Ok, io ho studiato quasi tutta la notte le tabelline. Anche e soprattutto le costellazioni. Ma lo sai, maestra, che ho imparato tutto sulla stella Arturo? Wow, Chiara, ma sei stata bravissima. Grazie. Allora, questa è la tua verifica. Mi raccomando, appena la terminerai, me la consegnerai e te la proverò a correggere in tempo reale. 3, 2, 1, hai 10 minuti di tempo. Chiara, mancano solo più 5 secondi. Maestra, che data è oggi? Oggi è il 16, mercoledì 16 marzo. 16.03.2022. Scusami Chiara, ho il telefono, rispondo a un messaggio e torno subito da te. Sì, mentre devo scrivere con te. Sì. Ok Chiara, sono tornata. Consegnami la verifica. Ok, finita. Chiara, ho terminato la correzione della verifica. Viva, grazie maestra, facciamo un problema? Va bene. Buongiorno a tutti. Chiara? Sì, proprio la patatina per carne mangiata. Chiara, scusami, è la maestra che ti parla. Chiara? Cosa vuoi? Allora, cosa vuoi? Intanto non è educazione, ma dimmi, maestra Maria, che cosa vorrebbe da me? Cosa vuoi, maestra? Vorrei che tu non mangiassi in classe, perché, Chiara, è segno di maleducazione, non si mangia in classe. E poi, scusami, non hai mangiato colazione a casa tua? No, perché mia mamma me l'ha comprata in dei biscotti, facevano schifo. Anche queste patatine che mi avete dato, c'era la verifica di matematica? Sì, e adesso tra poco le consegniamo e avete poi 10 minuti di tempo per consegnarle e non dovete parlare con i vostri compagni, dovete farle individualmente. Tanto e soprattutto... Tanto io le farò sbagliate, che se ne frega. Stavi dicendo... Chiara, stavi dicendo per caso qualcosa? Niente! Smettila di mangiare patatine e cominciamo a fare la verifica. Ma che cavolo! Io me ne vado da prendere, basta, cioè! Come che... Scendami pure, ma chi se ne frega di sta cavolo di scuola? Ma... Ciao Domenica, ciao Rora, sì! Scusatemi, sì, ciao, ciao! Sì, ti stavo dicendo che ho comprata questa di, non mi ricordo bene, però è molto popolare. Oh, ovviamente come faccio? Chi è che non sa il mio nome? Cioè, comunque, arrivo subito. Stacco un attimo la live. Dai,
Il telefono! E il telefono, buonanotte! Il quaderno! E anche le penne! Manca qualcosa? Buongiorno a tutti! Buongiorno maestra, posso farti un assaggio? Scusami Chiara, mi sembra che il telefono non sia l'accessorio più indicato. Ragazzi, oggi vi faccio vedere cosa c'è nel mio quaderno. Ho studiato la verifica di inglese e ovviamente ho preso 10, perché mi sono fatta aiutare. No, Claudia, ci vediamo dopo scuola. No, ciao Marta. Mamma mia, essere popolare è un disastro. Addirittura mi gira la testa. Ma devo stare per forza a scuola per studiare, perché non studio, se no. Fatta anche la rima, dai. Maestra, scriviamo data. Che giorno è oggi? Settimana! Che giorno è oggi? Ah, sì, il 16, grazie, mi ero andato un pelo della mia giacca nuova. Cioè, ragazzi, non sto facendo per il film, sto scrivendo le mie ambiente. Maestra, ma oggi facciamo la verifica di matematica? No, stiamo facendo italiano, Chiara, siamo grammatica. Grammatica, ok, ma questo è il quaderno di matematica, cioè maestra, sveglia! Roberto, voglio un altro quaderno, questo è banalissimo e mi serve di matematica. Perché maestra, oggi studiamo matematica, dai! Vabbè maestra, ora devo andare in bagno per sistemare il trucco. E Chiara, scrivimi una data, su, dai! Maestra, metto le unghie ragazzi, ciao! No, Chiara... Perché devi sapere, perché tu hai le unghie rovinate. Cioè non ho le unghie rovinate, ho le unghie bellissime oggi. Cioè ragazzi, ve le faccio vedere. E come sono le mie unghie? In confronto a queste e queste. Assaggio unghie nuove. Vediamo. Chiara, possiamo terminare di fare il compito di italiano? Ti vuoi finire che io mi faccio le unghie?